Da un dubbio amletico, o sarebbe meglio dire leopardiano, scaturisce lo spettacolo di Paolo Hendel, andato in scena al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino. La giovinezza è sopravvalutata. Scritta con Marco Vicari per la regia di Joelle Dix, è una riflessione esilarante ma lucida sull'inevitabile scorrere del tempo. Tutto ha inizio quando l'attore accompagna la madre novantenne dal geriatra. In sala d'attesa la mamma è dovuta andare in bagno, accompagnata dalla badante. Resto lì da solo. In quel momento la geriatra apre la porta del suo studio. Avete già capito, mi sa. È un pubblico parecchio stretto. Mi vede e mi fa: prego, signore, tocca a lei. Sto per dirle: guardi, dottoressa, che c'è un equivoco per Bacco. Io sono qui per la mia mamma. È andato un attimo a fa pipì, ma torna subito, glielo giuro. Se non che in quell'esatto istante. In quel momento preciso, non so come, mi si è squarciato un velo. Dalla consapevolezza del dover fare i conti con gli anni che passano e la terza età, fase della vita che Giacomo Leopardi definisce la detestata soglia di vecchiezza, in una sorta di confessione autoironica, Hendel racconta ansie, ipocondria, visite dall'urologo, la moda dei ritocchini estetici e le inevitabili riflessioni, sia di ordine filosofico che pratico, sulla dipartita. Le paure, le debolezze, gli errori di gioventù, sommati agli errori di maturità, sono una continua occasione di gioco nel quale è impossibile non rispecchiarsi, ciascuno con la propria vita, la propria esistenza e la propria sensibilità, in una risata liberatoria. La giovinezza è sopravvalutata. Ti perdo senza un diletto, inutilmente, in questo soggiorno disumano, intra gli affanni o dell'arida vita, unico fiore. Bene, iniziamo da qua. E qual è, secondo Giacomo Leopardi, questo unico fiore della nostra arida vita, la giovinezza. Ora, lo dico con tutto l'amore possibile nei confronti di Leopardi, il nostro immenso poeta, ma non è che riguarda la giovinezza un pochino forse esagerava? Insomma, è veramente l'unico fiore della nostra arida vita, non c'è nient'altro. La vecchiaia, allora, caro Giacomo, me la butteresti via? Immagino di sì, la detestata soglia di vecchiezza. Più chiaro di così, ma sarà veramente così detestabile questa benedetta vecchiaia? E la giovinezza non c'è davvero il rischio di sopravvalutarla un po'? Chiediamoci, non vorrei essere frainteso, io sono contento di essere stato giovane, mi sono trovato bene, mi è piaciuto e mi dovesse ricapitare, lo rifarei anche volentieri, francamente. Dico soltanto che tutto sommato mi sono trovato bene anche dopo, ecco. Senza contare che si sa, c'è un solo modo per evitare di diventare vecchi, morire prima. E francamente, non mi sembra una gran soluzione.